È una bella domanda a cui non so dare una risposta. Io credo che siano pezzi che hanno trovato. Secondo me sono pezzi del Colosseo, li hanno messi qui. Ma la storia effettivamente i pezzi. E quelli li puoi mettere anche dopo. Ah, hai ragione. Sì, dopo, certo. Ma perché sono stati poi dismessi? Sì, beh, diciamo che in generale a Milano si usa riciclare. Non sono mai stati, forse li metteranno. Sono nuovi noi. Può darsi. Cioè, per esempio, oggi andiamo a vedere le colonne di San Lorenzo, detto che sono sulla strada. Sì. Le colonne di San Lorenzo non le hanno fatte lì, erano il pezzo di alcune terme che sono state spostate lì davanti. La basilica di San Lorenzo è stata fatta con dei pezzi del Colosseo che vediamo oggi. Ah. Era qui, non lo usavano più e allora prendevano e spostavano. Certo. È una cosa che si trova in tantissimi casi. Però anche a Roma effettivamente, anche il. Mi risulta che anche il Colosseo a Roma l'hanno usato nel Medioevo, sì. Chiaramente come. Sì, cava. Però meno di questo, perché qui non è rimasto pochissimo. Sì, che si può. E questo. In realtà continua sotto le abitazioni, quindi probabilmente sta scavando, si trova altro, perché c'è. Diciamo che chi abita qui non è. Se, quando gli dicono senti, ti buttiamo giù la casa così facciamo emergere le rovine del Colosseo, non è felicissimo. Ah beh, sicuro. Poi c'è. Oltre a questo pezzo, difatti, ci sono degli scavi più in là, che adesso vediamo un'occhiata, forse adesso si può vedere. Ah, li hanno aperti, benissimo, dopo andiamo a vederli così. Un paio di dati. Questo, qui stiamo parlando del periodo in cui Milano non era ancora diventata capitale imperiale, però stava per diventarlo. Ovviamente era ancora pagana, sì. Perché qui si sono. Questo. Qui si facevano i giochi che si facevano al Colosseo, cioè scontri di animali, gladiatori, ovviamente. Era proprio un'arena. Sì, è la terza di dimensioni, non so se dell'Italia o dell'Impero, dopo quella di Roma e quella dell'anfiteatro di Capua. Quindi diciamo era un po' un San Siro. Sì. Difatti l'hanno conciato più o meno come finirà San Siro se continuano così. Quindi l'hanno fatta tra il secondo e il terzo secolo e già dal quarto secolo, quindi pieno cristianesimo, tra l'altro nel 402, nel quarto secolo era ancora capitale romana, perché è stata spostata nel 402 a Ravenna, ma già iniziavano a tirare su la roba per fare altra roba. Effettivamente. D'altronde mi sembra che la storia dei giochi gladiatori sia cessata. Sì, col cristianesimo, con l'edito di Costantino non lo so, perché è 313, ma dopo un po' di anni dall'edito di Costantino diventa il cristianesimo, diventa la religione ufficiale, allora prende sopravvento. Certo. Piccola informazione che dico sempre, quando si parla di capitale, il concetto di capitale cambia nel tempo nell'impero romano, perché all'inizio è Roma che è la città da cui l'impero è nato e quindi ha uno status particolare. Poi Milano, perché è stata spostata qui, che in realtà non era solo qui, ci sono stati periodi dove c'erano più capitali, perché iniziavano a far pressione i barbari sui confini e allora diciamo fare un viaggio da Milano al confine era molto più corto che farlo da Roma fino al confine e in particolare come scritto in un libro di Needham per alcuni concetti da un certo punto di vista la capitale nel tardo impero romano. A proposito, test, quando è caduto l'impero romano? Non voglio l'anno preciso, più o meno in che periodo? Più o meno attorno al 700 dopo Cristo? No? Ok, che no. No, andremo a Spagna, non credo. È andata a Spagna. Allora,
ci sono, diciamo che l'ultima data che si può avere secondo me è 1464 d.C. perché tutti dicono la data dell'impero romano d'occidente che è il 576 se mi ricordo bene, no, 456. Per quanto anche lì è rimasto a Bisanzio per altri 1000 anni. Bisanzio cade nel 1200 quando passano i crociati, dopo il 200 la occupano, però rimangono dei regni in cui si divide il resto dell'impero che poi si riforma senza mai più poi diventare, vabbè, c'è chi dice senza mai più diventare forte come prima, in realtà anche prima se uno guarda l'impero bizantino in continua, in tutta la sua storia diminuisce, quindi anche qui chiamarlo impero bizantino è particolare perché loro si chiamavano romani. Un bizantino dice tu chi sei, tu che cosa sei, dice io sono romano, te lo diceva in greco per cui dice Romeo, ma lui si considera romano a tutti gli effetti. Nel 1453 cade Costantinopoli, ma per ancora, forse la data è sbagliata, 1453, comunque ancora per qualche anno dopo che cade Costantinopoli c'è la parte sud della Grecia che si chiama Despotato di Morea che rimane su, poi viene occupato anche quello. Questo per dire la nostra concezione della storia è un po' particolare, perché sì, vedete, se si va anche a prendere gente che ha studiato, tutti diranno l'impero romano è caduto. Cioè, pensiamo a come viene distorta la storia, quando un impero che si, gente che si chiama, si considera romani e tira avanti ancora per 1000 anni, secondo i libri di storia è cancellata 1000 anni prima. Sì. Qui stiamo parlando di quella che è stata la capitale della parte occidentale, quando inizia Diocleziano. Ha iniziato a dividere un po' le parti, ha iniziato a prendere Massimiano dalle sue parti, a prendere su sé, difatti la data in cui diventa capitale imperiale è, mi sembra, vabbè, questo 286. Però la distorsione è dovuta anche al fatto che comunque le caratteristiche che noi solitamente attribuiamo all'impero romano nell'impero bizantino erano andate perse, cioè il fatto comunque che l'imperatore venisse considerato, non dico chiaramente non una divinità, ma comunque molto, molto estraniato dalla popolazione in un'ottica tipo quelle classiche dei sovrani orientali. Non è vero, anche questa è una distorsione, perché Diocleziano, che era del 286, già si caratterizza per uno, cioè, poi bisognerebbe andare a vedere perché c'è tutta una storia, stiamo parlando di uno stato che è durato secoli e secoli, che è uno stato, quando uno stato dura così tanto, è un po' dura che le caratteristiche che ha all'inizio le tenga per 400-500 anni, anche negli Stati Uniti, che hanno una storia breve, sono 200 anni, uno va a vedere il presidente come era concepito all'inizio, che era poco più di un notaio come il nostro, va a vederlo 100-150 anni dopo sotto Nixon, che è un imperatore onnipotente, difatti hanno dovuto tagliargli un po' le unghie. Quindi immaginiamoci cosa succede, in realtà delle cose che noi attribuiamo all'impero, potremmo attribuire all'impero bizantino, c'erano già nell'impero romano, infatti, che il culto di tipo orientale dell'imperatore lo mette Diocleziano, ma già ce l'aveva probabilmente in mente Nerone, forse la storia, certe cose che si dicono su di lui le metteva in giro perché aveva in mente questa idea orientale. Come è normale che sia, era già successo nella storia, Alessandro Magno impone ai greci di inchinarsi di fronte all'imperatore, che è una cosa completamente fuori dalla storia che erano i greci, perché a un certo punto uno va sul potere, dice come faccio a consolidare il potere? Continuiamo a fare in modo che ogni città stato decida quello che vuole? Piano. Allora, altre cose da dire, misure, no, stemma di, ma poi la misura del teatro erano altezza 155 metri, poi vediamo lì la raffigurazione, 125 metri di larghezza, 71 metri per 41 l'arena, cioè la parte di sabbia dove c'erano i giochi. Ripeto, è stato costruito dal 2 al 3 secolo, già dal 4 secolo, quando Milano era ancora capitale imperiale, fino al 5 è diventato un posto dove si veniva a prendere la roba per fare altre cose, tra cui la Basilica di San Lorenzo,
Basta. Hai detto 150 d'altezza? 155 metri d'altezza. 155. Adesso vediamo di là, c'è una raffigurazione di come doveva essere. Cartina. Qui c'è la cartina di che area occupava. Questa è la parte che abbiamo visto. Sì. Ed era così. Via Arena, non a caso. I nomi delle vie di Milano hanno, se sembrano a volte strani, ma hanno senso. Qui c'è la conca del Naviglio che vediamo dopo. Sì. Non lo sapevo. Cioè, quindi le terme hanno l'equivalente a un bordello? Secondo me sì. Ah. C'era anche quello. Vediamo. Allora, qui conferma 71x40,5 sì. i metri della pista interna dove facevano i giochi. Sì. Come vedete, lo spazio che vediamo adesso, qui sotto, allora era a livello del terreno. Sarebbe questo pezzettino qua? Sì, sì, questo. E tutto il resto deve essere finito. E c'è stata la. Hanno preso. Quello che non ho detto è che oltre a tirar su Roma c'è stata la guerra gotica dove l'hanno distrutto definitivamente. Ah. E guerra gotica. Ma davanti vuol dire che doveva essere tutto di là. Come tutto di là? Guarda il pezzetto, è questo. Sì. Quindi vuol dire che dalla tua destra, andando davanti a noi, è tutto il pezzo che manca. Andava là e poi continuava anche di qua. Questo parco era completamente occupato dalla. Non trovo la conferma dell'altezza. Era di là. Al 38,40, ok, allora il dato di Wiki è sbagliato. Sulla base di quest'ultimo anfiteatro si presentava in facciata tre ordini. Aspetta, i tre ordini sono alti 38,40. Capitelli dorici, corinzi ionici, però. Ok, allora bisogna correggere il dato di Wiki. Qui hanno ricoperto, ma c'era qualcosina, c'erano degli scavi, difatti c'è il filmato su YouTube, se guardate, di quando li ho ripresi. Vedete che c'è una montagnettina lì? Sì. Avevano concluso che era più facile risotterrarli che mantenerli. E probabilmente sì. Ok, questa è la parte. Ma sai che veramente. Vabbè, prima che tu